storici, no? I quali per l'appunto vanno fuori per dire chi è che adesso sta d'accordo? La Federpharma, la Pfizer? Ormai sono un po' abituato a chiedermi quando vedo una legge che cosa c'è dietro. Grazie al professor Pier Giovanni Alleva, adesso passerei la parola al professor Tardelli. Naturalmente vi ringrazio per l'invito, sono veramente l'unico a non avere una giuridica per parlare qui, quindi vorrei semplicemente cogliere l'occasione, se siete operatori del diritto, per fare un ragionamento di tipo sistemico, in parte definitorio naturalmente, ma soprattutto in termini di trasformazione del lavoro, il concetto di lavoro e quindi della sua normazione. Ora, in questo fulgido paese che chiaramente lasciamo alle nostre spalle, dove il mercato del lavoro fondamentalmente era abbastanza ben regolato, così è la narrativa prevalente, fino a questa riforma, era successo qualcosa di abbastanza unico, per non dire peculiare. Era successa una grande trasformazione che aveva generato nel nostro mercato del lavoro un mercato del lavoro tra i più, alcuni dicono, gli economisti, i miei colleghi dicono duale, e in generale potrebbe dire segmentato, in assoluto semplicemente un mercato del lavoro dove le persone si trovavano, i lavoratori, a essere divisi non sulla base della, diciamo, tipologia del loro lavoro, ma sulla base della tipologia del loro inquadramento contrattuale, che naturalmente tagliava spesso mansioni, tipologie di lavoro in maniera trasversale. Questa dualità era fondamentalmente un oggetto di produceva un risultato di discriminazione. La discriminazione non è tanto bella naturalmente a prescindere, ma ha soprattutto una conseguenza molto, molto concreta sulla vita delle persone, in particolare sul sistema paese. E quella conseguenza era che in Italia si era accelerato, si era generato il più basso investimento sulle competenze specifiche dei lavoratori, il loro capitale umano, la loro professionalità, il loro bagaglio di competenze, più basso della nostra storia. Questo, c'era una serie di misure che davano questa indicazione, ma in particolare la misura forse più importante era la seguente. Era il fatto che nella nostra, diciamo, separazione del nostro mercato del lavoro, no? Nella grande differenza, nella motricità, nella varietà che era emersa per gestire questa fase di trasformazione straordinaria che la nostra economia aveva vissuto prima della crisi e durante la crisi. Bene, in questa fase di trasformazione straordinaria, quello che era successo è che noi osservavamo che si andavano riducendo il ruolo e il peso di tutti quei contratti che nella realtà dei fatti, secondo qualunque misura che noi potessimo applicare, erano caratterizzati da un investimento preponderante, prevalente sulle competenze del lavoratore, cioè in particolare in Italia, il grande contratto che aveva perso una certa, un certo ruolo, una certa centralità, era in realtà il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questa riduzione del peso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato naturalmente aveva come conseguenza il fatto che c'era magari una erroneità di inquadramento, ma soprattutto quello che generava il fatto che molti lavoratori si trovavano a lavorare con inquadramenti contrattuali che non favorivano lo sviluppo professionale di quei lavoratori, in ultima analisi la loro capacità di assicurarsi un capitale umano che potesse proteggere le loro competenze, favorire la produttività loro e quindi implicitamente il sistema. Questo era l'obiettivo centrale, cioè lo scivolamento, se vogliamo, la perdita di importanza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato aveva delle ricadute molto concrete sia sotto il profilo dell'equità che sotto il profilo dell'efficacia del processo produttivo, cioè della produttività. Allora a questo punto naturalmente si interviene con la riforma del lavoro. La riforma del lavoro parte secondo me da un tratto, questo sì, sono molto d'accordo con Alleva, da un tratto di rottura molto netto rispetto all'interpretazione normativa precedente, che era quella, se vogliamo, della normativa Biagi. Normativa impropriamente definita normativa Biagi. Il concetto era questo: era il paese è ampio, il sistema produttivo è in grande trasformazione, il lavoro si sta frastagliando, frammentando, sparcellizzando, e quindi in un certo senso questo lavoro che si moltiplica e si sfibra va rincorso con tipologie contrattuali che possano
in un certo senso rincorre la molteplicità. E noi creiamo, in questa logica, una logica se vogliamo, con le intenzioni magari migliori della riduzione del fenomeno, noi creiamo la categoria della parasubordinazione, che già se ci pensate nella sua definizione è una categoria interessante, perché noi diciamo c'è lavoro autore, c'è lavoro autonomo da una parte, c'è lavoro dipendente dall'altra, in mezzo c'è qualcos'altro che ha alcune caratteristiche della dipendenza e altre caratteristiche del lavoro autonomo. Da un punto di vista fiscale, il parasubordinato è un lavoratore autonomo, da un punto di vista statistico è considerato come lavoratore autonomo. Però noi tutti abbiamo questa percezione, il legislatore prima di tutti, voi operatori del diritto, le persone sul campo, hanno questo senso che in realtà è un lavoro che ha un'autonomia molto particolare, in alcuni casi perfino assente. A questo punto, anziché cercare di fare un'operazione di pulizia, noi dal punto di vista normativo facciamo una scelta, e dice, come facciamo un'operazione di distinzione tra chi è autonomo, nella maniera che poi andiamo a definire in un minuto, che è una distinzione normativa naturalmente. Come facciamo la distinzione tra l'autonomo e il dipendente? Diciamo che c'è qualcosa lì nel mezzo dove cerchiamo di risucchiare, in una logica progressiva di estensione del diritto, non di come animati dalle migliori intenzioni. Naturalmente quello che succede è che offrendo un contratto che offre qualche tutela, un contratto intermedio, una parasubordinazione, con un inquadramento, scritto, il progetto, quello che volete, che dà un minimo di diritti previdenziali, un minimo di diritti in termini di tutela della disoccupazione, ci fermiamo fondamentalmente lì, okay? Un minimo di diritti sul preavviso, insomma, sì, proprio minimo. Bene, definito questo spazio intermedio, a questo punto noi vediamo che quello spazio intermedio comincia ad assorbire una marea, una quantità di lavoratori sempre maggiore. Ora, magari è un fenomeno irrimediabile, magari fa parte della unicità del nostro mercato del lavoro, però quello che era nato come un fenomeno di costrizione della collaborazione spuria, o di estensione dei diritti a quei lavoratori che tanto autonomi non erano, finisce ad essere un polo di aggregazione che mette dentro tantissimi lavoratori. E infatti noi sviluppiamo questa categoria intermedia della parasubordinazione come numero di lavoratori cresce moltissimo. Noi arriviamo al 2014 ad avere quasi mezzo milione di lavoratori che lavorano in esclusiva in monocomittenza, no? Per un numero elevato di anni. Ora, questi lavoratori, possiamo raccontarcela come vogliamo, ma in un qualunque sistema normativo, diciamo pulito o trasparente, dovrebbero finire in un punto o nell'altro. Se lavoro per una persona, lavoro solo per quella, lavoro in esclusiva per quella persona, è probabile che il mio lavoro sia molto probabilmente organizzato da quel committente. Ma se è organizzato da quel committente, noi come lo categorizziamo? Lo possiamo lasciare lì dove sta, nella grigione della parasubordinazione, dandogli qualche diritto, oppure possiamo dire no. Il lavoro, per come il lavoro è strutturato oggi, visto l'importanza, visto il fatto che è un lavoro che ha un contenuto di competenze molto più alto rispetto al passato, il concetto della eterodirezione è un concetto evidentemente troppo restrittivo per catturare quello che è il lavoro subordinato oggi. In realtà il lavoro subordinato oggi si caratterizza attraverso l'organizzazione da parte del committente, quindi definiamo quel principio come il principio a cui attribuiamo la tutela del lavoro dipendente. L'articolo 2 del decreto legislativo 81 fa esattamente questa operazione, l'operazione in cui dice semplicemente che il lavoratore, a prescindere da come lo inquadri contrattualmente, che lavora in maniera esclusivamente personale, continuativa, organizzato nello spazio, nel luogo di lavoro, dai committenti, a quello si estende la tutela del lavoro dipendente, tutta in cielo. Ora, dico questo a beneficio perché molti di voi sono operatori del diritto e sanno perfettamente queste cose, ma mi pareva che a questo punto magari sfuggisse precedentemente. Non è che rileva il fatto che sia scritto nel contratto, rileva quello che è. Ora sappiamo perfettamente tutti come funziona. Io arrivo da te, ti dico nel contratto scrivo la cosa più vaga possibile, poi viene fuori che ogni mattina tu ricevi un'email da me che ti dice dove andare, dove lavorare, in che mansione farlo, accumuli prove, quel lavoratore dopo un po', anche se nel contratto non sta scritto, ricorda e dice guardate, il mio lavoro potevamo raccontare nel contratto che fosse scritto come voleva, ma nei fatti era diverso, quindi la mia condizione è diversa e quindi a me si estende la tutela del lavoro dipendente. Questa è un'operazione di pulizia concettuale che è secondo me il vero salto intellettuale di questa riforma. E vorrei che fosse chiaro su questo, perché possiamo naturalmente dissentire sull'efficacia, ma il salto intellettuale è proprio questo, è dire guardate, non può esistere
questa area intermedia che ha una tutela in quanto area grigia, o se è dipendente che ha applicato la tutela del lavoro dipendente, come è contrattualmente definita, oppure se è lavoratore autonomo e applichiamo la tutela del lavoro autonomo, che è esattamente quella proposta dal disegno di legge di iniziativa legislativa 2233 collegato alla stabilità, di cui vi parlo tra un minuto. È una scelta, io traccio una legge. Ora, a questo punto l'obiezione è, no, ma scusami, tu in realtà facendo questo stai facendo riemergere il cococò. Benissimo, e io vi dico, certo che faccio riemergere il cococò, però devi farci riemergere in che condizione? Cioè, io sono un professore di Johns Hopkins, ho una collaborazione con qualcun altro, che evolgo come so, quindi lavoratore assunto a tempo indeterminato da Johns Hopkins, con tenure, eccetera. Ho una collaborazione esterna a questo. Vogliamo forse prevedere che non esista un contratto, una tipologia contrattuale nel mercato del lavoro che permetta questo tipo di collaborazione senza che io apra una partita IVA? Ovviamente no, nessuno penserebbe che questo sia ragionevole, sarebbe contrario alla logica il fatto che un lavoratore dipendente possa svolgere un'attività di collaborazione qualora questa non confligga naturalmente con il suo, con la sua occupazione principale. In quel caso è evidente che è un'attività collaterale, è evidente che è un'attività di collaborazione autonoma ed è evidente che quello è lavoro autonomo in senso proprio. Mi dite, ah no, ma attenzione Taddei, prendiamo non Taddei, prendiamo Taddei di prima, Taddei che stava a cuoco proprio fino al 2015, io lavoravo come collaboratore a progetto presso Johns Hopkins, intendiamoci, non è cambiato nulla dal mio punto di vista, se non per il fatto che prima la mia remunerazione era totalmente liberalizzata ed ero fuori dal contratto collettivo nazionale di riferimento che si applicava a noi, al mio contesto, però stavo lì. Ora mettiamo prima cosa succedeva, io continuavo a fare le mie menate, continuavo a fare il mio lavoro, continuavo a fare la mia collaborazione. E mi dice, ah vabbè, puoi avere questi lavoratori che rimangono bloccati come cocò per sempre. E io ripeto, definiamo. La loro collaborazione è organizzata nello spazio del tempo del datore di lavoro, dal committente, scusate, perché se questo succede, il committente deve sapere che se lo organizza così, quel committente sta rischiando moltissimo, perché sta rischiando il fatto che il lavoratore si presenti e arrivi a dire, si presenti chi dà la tutela piena del lavoro dipendente. Io viceversa ti lascio degli spazi di autonomia, e quindi quello è lavoro autonomo effettivo, e magari io sono un lavoratore autonomo che collabora abitualmente con un solo committente, ma lo faccio però nella mia autonomia, nel mio spazio di autonomia. Quindi state attenti, perché qui c'è un problema fiscale che non è trascurabile. Questo è un problema di disciplina fiscale, il nostro testo unico di imposta che veniva prima citato. Se l'attività di lavoro autonomo è abituale, io non ho la possibilità di aprire una partita IVA, io ho l'obbligo di aprire una partita IVA, ho una posizione fiscale che in cui sono riconosciuto come lavoratore autonomo. Ora guardate, quello lo rileva la polizia di stato, posso avere quello che voglio, se tanto sono trattato come dipendente, si lancia il principio dell'articolo 2, allora io comunque posso rientrare e chiedere a chi a me si applichi la tutela del lavoro dipendente. Ora naturalmente se questa operazione ha successo, come chiaramente è l'intenzione del governo che è successo, quello che non osserveremo in realtà due cose. Un certo incremento della litigiosità, quindi del contenzioso, per quello che riguarda l'inquadramento contrattuale. Intendiamoci. Su questo aspetto, cioè persone che sono autonome, chiedono la tutela del lavoro dipendente in quanto rivendicano l'interorganizzazione. Se questo avviene, naturalmente, questo tipo di contenzioso è esattamente il contenzioso in un certo senso che tu vuoi, il tipo di contenzioso che tu vuoi generare, perché stai cercando di trasformare il sistema, il mercato del lavoro italiano nella maniera più chiara possibile, distinguendo tra quello che è lavoro dipendente e in quanto tale prende tutta la tutela del lavoro dipendente, non qualcosa, ma tutta, e quello che è lavoro autonomo. Per quello che riguarda come lavoro autonomo, però, lo tratti a quel punto come un lavoro che ha una sua struttura organizzativa diversa e in quanto tale bisogno di un'organizzazione, di una tutela adesso dedicata, che è esattamente quello di cui penso, di quello di cui abbiamo parlato di meno, ma quello che è la cosa più importante. Ora, un lavoratore autonomo, quali pensiamo siano i problemi fondamentali del lavoratore autonomo in Italia oggi? Innanzitutto, quello che è il tratto comune che tiene insieme la riforma del lavoro dipendente e anche questo intervento sul lavoro autonomo.
Questa è un'operazione in cui il legislatore, il democratico, l'intenzione politica è cercare di fare in modo che il nostro mercato del lavoro premi il più possibile l'accumulazione di competenze, professionalità e capitale umano. Lo fai con una normativa di favore verso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, interventi fiscali, normativi, tutto quello che è stato escluso, ma lo fai anche riconoscendo tipo, questo tipo di favore per il lavoro autonomo. Ora, per il lavoro autonomo ci sono una serie di tutele fiscali che prima non semplicemente non erano date, che esattamente sono quelle che tu vai a introdurre con questo disegno di legge. Cioè, per esempio, scelte che riguardano l'accumulazione delle competenze specifiche del lavoratore, la sua formazione, la certificazione della sua professionalità, tutte quelle scelte che sono così necessarie al potenziamento del suo capitale umano e professionalità, bene, fino a ieri avevano un trattamento fiscale sfavorito, da oggi gli dai un trattamento fiscale pienamente favorito, cioè gli dai la piena deducibilità. Ritieni in particolare che per il lavoratore autonomo, siccome il lavoratore autonomo, certo, non è un lavoratore dipendente, ma un lavoratore il cui reddito dipende in maniera cruciale dalla tempistica, dai tempi di pagamento, sappiamo che i tempi di pagamento sono il problema, sappiamo che tipicamente il lavoratore autonomo verso il proprio committente agisce in una condizione di sfavore, bene, allora tu vai a tutelare quella condizione di sfavore dicendo il benissimo. Nel momento in cui il lavoratore autonomo va ad assicurare verso il rischio di mancato pagamento, bene, quella assicurazione, questo tipo di sostegno, deve essere sostenuto, mantenuto e ancora una volta deve essere reso pienamente deducibile. Ora, l'incentivo fiscale, la scelta fiscale, non è altro che il riconoscimento di un'estensione di tutela che tu vuoi, naturalmente, che nasca, che non sia solamente una dichiarazione di principio, ma sia anche una dichiarazione di fatto. Poi ci sono altri interventi che coinvolgono, diciamo, la maggiore tutela, se vogliamo, la protezione e l'espansione e lo sviluppo del lavoratore autonomo. Il lavoratore autonomo prima che questo provvedimento venga approvato, ha dei limiti nell'accesso a quelli che sono gli appalti pubblici finanziati in particolare dai fondi europei. Vi ricordate che in legge di stabilità c'è stato questo grande dibattito, abbastanza surreale dal mio punto di vista, sul fatto che si permettesse ai liberi professionisti l'accesso ai fondi, fondamentalmente ai programmi finanziati dai fondi europei, ma solamente si permettesse ai liberi professionisti e non ai lavoratori autonomi in senso lato. Questo era, attenzione, si permetteva ai liberi professionisti di avere accesso, di poter concorrere, cioè, a quei fondi a titolo individuale e non consorziarsi, associarsi ad altri liberi professionisti. Ora, questo è un cambiamento importante, ma però necessario, allargare a tutti i lavoratori autonomi, perché i liberi professionisti, figuratevi, se tutti, che vi vogliamo molti sono bene, sono figli di liberi professionisti, però il lavoro autonomo è molto più ampio e tu vuoi spostare a ciascun lavoratore autonomo la possibilità di accedere anche individualmente, anche senza associarsi, se vuole associarsi va benissimo, ma senza vincolo di associazione, a quei fondi. Cioè stai cercando di allargare il mercato. Poi stai cercando di portare su quel lavoratore, sul lavoro autonomo, su quel tipo di lavoro, stai però cercando di portare tutele che prima tu gli garantivi, proprio perché quel lavoratore è un po' un ibrido, no? Visto che c'era la grande ambiguità della parasubordinazione, visto che quel lavoratore era un po' subordinato e un po' autonomo, quando andavi a tutelarlo non sapevi bene cosa fare, allora portavi un po' di tutela del lavoro dipendente e lo applicavi. Avevano degli effetti abbastanza sorprendenti e abbastanza in realtà sfavorenti. Iscritte alla gestione separata, le iscritte alla gestione separata in particolare, le lavoratrici iscritte alla gestione separata dovevano, prima di questo provvedimento, dovevano astenersi dal lavoro per beneficiare dell'indennità di maternità. Ora, comprendiamo tutti perfettamente perché l'astensione obbligatoria dal lavoro sia assolutamente imprescindibile nel caso del lavoro subordinato. Nel caso del lavoro autonomo, propriamente definito, cioè auto-organizzato, non eterorganizzato, bene, allora questo tipo di vincolo è un vincolo, sinceramente, che non va nella direzione della tutela di quel lavoratore, ma e quindi in questo senso va rimosso. O altri, o per esempio il caso di la tutela, cioè la sospensione dei diritti, degli obblighi di pagamento nel caso di lavoratrici o lavoratori che siano siano malati, che si trovino in condizioni di invalidità transitoria. Tutto questo per dire che cosa? Tutto questo per dire che questo provvedimento, questo,
disegno di legge ha come è la logica conseguenza di quello che è una scelta normativa in realtà molto semplice. Il tentativo di cancellare la regola grigia, definire il nostro mercato del lavoro in linea con quello che sono gli standard internazionali, tra quelli che sono lavoratori dipendenti in senso proprio, a cui applichi l'intera tutela del lavoro dipendente, così come la intendiamo, e quelli che sono lavoratori autonomi, a cui applichi la tutela, questa sì, del lavoro autonomo, ma strutturata e disegnata su quelle che sono le esigenze specifiche del lavoro autonomo. Cancelliamo insomma questa ambiguità e cerchiamo così facendo anche, o attraverso questa chiarezza, di fare una grande operazione, se volete, sulla competenza e professionalità dei lavoratori, no, è che in realtà è un'operazione che mi avrebbe voglia di definire in realtà industriale su quello che è veramente la logica, il funzionamento del nostro mercato del lavoro. Concludo adesso. Questo è veramente il senso della riforma. Non ho davvero molto altro da aggiungere su quello che si va a fare. La tutela di, fondamentalmente, il senso del disegno di legge sul lavoro autonomo è estensione di alcune tutele fiscali, aggiornamento di alcune tutele per quello che riguarda la tutela della malattia piuttosto che della maternità, e apertura del mercato, cioè espansione del mercato per i lavoratori autonomi. Chiaramente questa operazione ha senso dal mio punto di vista, perché si è fatta quella scelta di pulizia prima, che passa in maniera cruciale per l'articolo 2 dell'81, che, come voi sapete, voi in realtà meglio di me, non ha fatto altro che elevare a rango di norma primaria la giurisprudenza, se vogliamo, più avanzata, che già identificava come rapporto di lavoro dipendente non tanto la subordinazione gerarchica, che è veramente un concetto che sicuramente alberga in alcune mansioni di questo paese, ma certamente non rappresenta l'identità, la natura concettuale del lavoro dipendente per quello che esiste oggi. E quindi io non sono qui a dirvi che l'operazione avrà naturalmente certamente successo, sono naturalmente però qui a dirvi che l'impianto ha una sua coerenza. Concludo solamente con un minuto su questa cosa del lavoro accessorio. Mentre noi stiamo qui discutendo, tra un quarto d'ora comincia il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri farà un intervento sulla qui Missione ci ricordava prima sul lavoro accessorio. Ora, io qui, guardate, potrei darvi molti dati su qual è la componente del lavoro accessorio e sfatare alcuni miti, per esempio uno su tutti che trovo straordinario. Gli infortuni per i titolari di voucher sono triplicati, che è vero, ho fatto, perché del resto sono anche triplicati i lavoratori che lavorano nel voucher, quindi l'incidenza è la stessa. Ciò posto, abbiamo commesso un ritardo, un colpevole ritardo, non solo questo governo, anche quelli che l'hanno preceduto, nel ritardare la tracciabilità dei voucher. Questo ritardo viene colmato oggi, se non ci sono giornalisti in sala vi posso anche dire cosa succede, e in particolare che esattamente verrà approvato il nuovo missione, chiameremo noi poi, che i committenti, imprenditori e professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione a comunicare papà, eccetera, secondo tutte le modalità del caso. Quindi questo, vincolando la tracciabilità, farà in modo che il voucher smetta di essere uno strumento di protezione, di occultamento del lavoro nero, ma di emersione. Guardate, io vi dico, non vi dico che sul voucher non ci siano dei rischi, ce ne sono, e penso, ma li dobbiamo guardare laicamente. I rischi sono due, non sono uno, sono due. Uno in particolare è quello, naturalmente, che lo strumento del voucher non... Che lo strumento del voucher precarizzi, cioè tratta i lavoratori che prima avevano un contratto più tutelante, il termine o l'avete collaborato al progetto o i nuovi, no? Gli sposti più giù nella catena alimentare dei contratti. Questo è un rischio, cioè. Però naturalmente c'è un rischio anche antitetico, opposto, che è quello che, cancellando lo strumento del voucher, io perda la regolarizzazione di lavoro che prima avveniva, solo che era lavoro nero. In particolare vorrei darvi giusto due dati su questo. Il 18%, cioè quasi uno su cinque dei lavoratori che usano i voucher sono titolari di assegno di disoccupazione, NASPI, cassa integrazione. Io vi chiedo se secondo voi questi lavoratori prima non lavorassero, prima di prendere il voucher, o semplicemente lavoravano nel nero. L'8% sono pensionati, il
15% sono soggetti mai occupati, il 23% sono soggetti che hanno che erano disoccupati prima. Ora guardate, io penso che tutti noi vorremmo che il passaggio dal lavoro nero al lavoro bianco avvenisse perfetto, cioè nero qui e domani sera, tempo indeterminato, a piena tutela, come tutti vogliamo. Sospetto però, e questa è una scelta però preanalitica, e quindi come posso dire, qui ci dividiamo sulla base della nostra considerazione, come pensiamo che funzioni il mercato del lavoro. Sospetto che, ahimè, questo passaggio dal nero al bianco sia un passaggio che ha una sua gradualità e quindi abbia bisogno di strumenti di attrazione, perché è vero che l'illegalità è contagiosa, ma anche la legalità è contagiosa. E quindi se il lavoro accessorio riusciamo a indirizzarlo, è effettivamente uno strumento di assorbimento, al netto dei rischi che ci sono di precarizzazione, uno strumento di assorbimento fuori dal lavoro nero, che almeno prende dei lavoratori che prima non esistevano, qui noi non avevamo coscienza, cioè non esistevano nella realtà, ma non esistevano a potestà fiscale e previdenziale, prende quei lavoratori e semplicemente li solleva in uno stadio in cui sono identificabili, e se esistono per me sono anche io poi posso anche pensare più efficacemente di lavorare sul miglioramento delle loro condizioni di lavoro, delle loro condizioni di vita. Scusate per la cosa sul lavoro accessorio. Adesso passerei la parola alla professoressa Lucia Silvagna. Bene, grazie, ringrazio anch'io per avermi invitato. Essendo dell'Università dell'Università di Parma, potete immaginare, mi sento in casa, non dico del nemico, ma quasi. Sapete che c'è stata una lunga disputa tra chi è la più antica delle università. Bologna dice che è Bologna, Parma dice che è Parma, ci sono anche degli iscritti, degli studi. Io ricordo una lotta tra due rettori, quello di Parma e quello di Bologna, perché ciascuno voleva essere il primo, c'era una colonna di rettori alla grande manifestazione, perché ciascuno diceva di essere il rappresentante della più antica università. Io dico che è Parma, ovviamente, ve lo dico, visto che siete... Nessuno si commuove, ve lo so. No, scherzo, volevo solo ringraziare, insomma, visto che è una giornata piacevole, farvi capire che sono lieta di essere qui. Come avrete compreso anche voi e come ho capito guardandovi, non dico tutti ma molti di voi, in viso, anche noi che facciamo questo lavoro da anni, perché siamo a parte due al centro del tavolo, tutti gli altri sono come me con i capelli grigi, sono bianchi. Ecco, anche noi che facciamo questo lavoro da tanti anni abbiamo idee diverse, non riusciamo a dare una risposta pacifica, tranquilla, su un tema che dovrebbe essere da almeno 40 anni uno dei temi trattati della nostra materia. Adesso non so quanti di voi sono lavoristi, visto che era organizzato anche dai giovani avvocati, quindi non solo dall'AGI, quindi non so quanti di voi hanno a che fare con questa materia, ma insomma la differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato dovrebbe far parte della base della nostra esperienza professionale, anche perché poi la casistica che si presenta anche a chi svolge l'attività forense è in gran parte legata a questa fattispecie. Chi è stato trattato formalmente come autonomo che vuole la subordinazione o viceversa, insomma, problemi di vario tipo. Ecco, allora io vorrei tornare un pochino all'antico, anche perché in quest'aula al posto dell'inglese mi torna in mente il latino e vorrei che a tutti tornasse più in mente il latino.